Ben ritrovati, buongiorno con noi. Nel frattempo Fabrizio è arrivato un messaggio per te. A me l'edificio del Palatucci piace proprio perché richiama un'architettura tipica e specifica del territorio lucchese. Ce ne sono molti esempi anche a due passi dalla città. La trovo azzeccata come scelta stilistica, ma ovviamente de gustibus. Ciao Emanuele. Comunque, questi sono punti di vista. Adesso cercheremo di vedere se c'è una foto, ve la facciamo anche vedere per capire di cosa stavamo parlando. Dobbiamo accelerare perché ci siamo persi un po' nelle chiacchiere del nazionale, ma dopo ci torneremo. Andiamo nuovamente al Tirreno. La prima pagina purtroppo riporta la notizia di questo ragazzo che si stava andando ad allenare in palestra, ha perso la vita in un incidente avvenuto sul viale Kennedy. Quando ieri abbiamo ricevuto la notizia dal collega di Viareggio Roy Lepore, per farci capire dove era accaduto questo incidente, ci ha parlato di un incrocio maledetto. Il servizio. Un ragazzo di 24 anni, Manuel Iannaco, abitante a Camaiore, ha perso la vita nel tardo pomeriggio all'incrocio tra Viale Kennedy e Via Trieste al Lido di Camaiore. In sella ad una moto da cross, il giovane percorreva la Viale Kennedy in direzione Maremonti, quando si è scontrato con una Renault Megane condotta da una ragazza di 20 anni che percorreva il senso contrario. L'impatto è stato inevitabile e la moto ha fatto un volo di circa 15 metri. Purtroppo, una volta giunta al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Camaiore. E ora stiamo parlando dell'ennesimo dramma sulle nostre strade. Torniamo alle prime pagine dei quotidiani, partiamo dalla Nazione, siamo alle pagine nazionali. Giù l'IRPEF, tagli alla sanità, confermato il bonus di 80 euro, colpiti i maxi stipendi dei dirigenti pubblici. Per quanto riguarda il lavoro, cambia la riforma. Ieri c'è stata una conferenza stampa di Berlusconi che si è detto felice di assistere gli anziani. Quindi si va verso questa novità che riguarda chi guadagna meno di 1.500 euro in busta paga, quindi i dipendenti. Più in basso, poi lo ritroveremo naturalmente su tutti i giornali, è morto Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura, aveva 87 anni, è scomparso in Messico, veniva da una lunghissima malattia. Ancora una prima pagina, in questo caso la foto di Gabriel García Márquez con un approfondimento interno sulle pagine della cultura della Repubblica, è ancora più grande. Addio a García Márquez, il patriarca della letteratura, era l'uomo di 100 anni di solitudine e quant'altro. Invece, per quanto riguarda la politica, tasse, 1 euro su 4 rubato al fisco. Ecco tutti gli sgravi dell'IRPEF. Quest'anno 620 euro in più a fine dicembre. Pareggio di bilancio, sì al rinvio grazie a SELP. Il pareggio di bilancio si parla del 2015. E poi a livello internazionale, Ucraina, l'accordo della speranza, disarmiamo i ribelli. Sembra che ci sia una strada sulla quale tutti si possano trovare d'accordo per far sì che non si sfoci in una guerra civile. E poi andiamo in basso per far vedere cos'è successo in Iran. Sospesa l'impiccagione di un assassino, è stato salvato dal perdono della madre. Aveva già il cappio al collo, la madre è salita sul patibolo, gli ha tolto il cappio, gli ha dato uno schiaffo e gli ha detto così io ti punisco. E poi insieme al padre della vittima è scesa dal patibolo e ha lasciato libero quest'uomo. Sono le loro tradizioni, funziona anche così. Poi andiamo al Corriere della Sera perché quasi tutta l'edizione è dedicata a una lettera del Presidente della Repubblica un anno dopo la rielezione. Giorgio Napolitano tocca tanti temi, sollecitato anche da una fondo che c'era stato nei giorni scorsi del direttore De Bortoli. Ho pagato un prezzo alla faziosità, ma il bilancio è positivo. Riguardo le riforme, dice Napolitano, il processo si è rimesso in moto e non è stato bloccato dalla recente crisi di governo e dal successivo cambio di maggioranza. Riguardo al futuro, confido
stiano per realizzarsi condizioni di maggior sicurezza nel cambiamento che mi consentano di procedere di prevedere un distacco comprensibile. Quindi in qualche maniera c'è un richiamo al governo per far capire che le riforme e l'Italicum non sono tutta farina del sacco dell'accordo del Nazareno fra Renzi e Berlusconi, ma in pratica Napolitano rivendica anche l'operato del governo di Letta, che quella secondo lui era la strada già intrapresa. Contento lui, mi viene solo a dire questo. E poi vabbè, più in basso, tagli alla sanità e alle imprese, bonus tra 35 e 77 euro al mese, salta la norma sulle banche, e quindi un'altra volta la tassazione dei beni finanziari, no? Sì, che è un'altra delle battaglie che in torna corso. Indietro. Ora, io stavo cercando, forse l'ho trovata su Gazzetta di Lucca, la foto del terminal Palatucci, vediamo se il computer, no, è la voce di Lucca, se il computer mi consente di aprire questa foto, eccola qua, così. Questo dovrebbe essere il palazzo di cui parlavi prima, no? Sì, no, ma infatti il telespettatore su De Gustibus sono totalmente d'accordo. Io direi che ci si poteva mettere addirittura delle capanne sulla circonvallazione, perché anche quelle nel territorio lucchese ci sono. Questa ci va vicino a una capanna e vi consiglio veramente di passarci vicino per rendervene conto. Tra l'altro qualcuno in comune maliziosamente mi faceva notare qualche giorno fa che per quel mandolato che si vede nella parte alta sotto il tetto, tipico delle aie proprio della campagna lucchese, ci sono già dei problemi, perché temono che più che ai turisti piaccia ai piccioni, e quindi ci siano Lucca poi dei, c'è anche quel problema, ci siano dei problemi proprio per i turisti, che il primo benvenuto, una volta che sono scaricati dai pullman, li venga dato non da un cittadino ma da un piccione. Bene, allora ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario e poi torniamo a parlare un po' di sport e di lucchese, perché oggi veramente la notizia del giorno è quella. Anche sulle prime pagine di Nazione e Tirreno c'era il richiamo al pareggio della Lucchese a Massa, tra pochissimo.